da questa esperienza mi aspetto di riconnettermi un po' col lavoro dell'arte, di fare arte, perché finita l'accademia, tra tutte le cose, gli impegni, sono stata meno a contatto con questa parte di me e quindi mi ha fatto molto molto piacere venire qui. E riprendere un po' tutto da dove l'avevo lasciato. E quindi mi aspetto di passare un tempo in cui mi concentro molto su me stessa, sulle mie idee e anche il fatto di essere con altri artisti, di essere tutti insieme, è un'esperienza bellissima anche a livello umano, oltre che professionale. I materiali che sto utilizzando, per ora cerco di mantenerli tutti sui materiali dell'isola naturali. Quindi, beh, parto dalla tela, ovviamente la tela di cotone, però tutti i colori che sto utilizzando, li ricavo per esempio dalla terra, dalle piante oppure dalla sabbia e li leggo con l'olio, quindi per ora è tutto naturale, tranne la lacca per i capelli che poi ci sparo sopra per fissare il tutto. Però diciamo che sto cercando di prendere tutti i materiali dall'isola, un po' perché mi è venuta questa idea e basta uscire dalla porta e li trovi, e un po' perché effettivamente come senso generale dell'ambiente ci sta.